Marco Grasso, giornalista del Fatto Quotidiano, è già firma di punta del secolo XIX. Tu segui molto bene le inchieste più spinose, in particolare quelle che riguardano Genova, e l'ultimo scandalo appena scoperchiato è quello del sistema che ruota intorno al governatore della Liguria Toti, agli arresti domiciliari per corruzione. Allora, Totti è stato arrestato, messo agli arresti domiciliari con due contestazioni principali, che sono quella di corruzione ambientale e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, quindi una corruzione, diciamo, generale, un sistema per l'appunto, e poi anche per aver, come dire, per aver asservito, come dice il giudice per le indagini preliminari, le funzioni della regione Liguria a servizio appunto di quelli che sono alcuni finanziatori del suo partito politico o delle sue fondazioni, comunque di sostegno elettorale. Poi c'è un secondo filone in cui lui ha una seconda contestazione che non riguarda poi le misure, ma che è quella di corruzione elettorale, ed è il filone che riguarda questa presunta infiltrazione del voto da parte di personaggi vicini ai clan siciliani, in particolare al mandamento di Riesi, che ha un'importanza a Genova perché c'è una larga comunità di persone originarie proprio da questo paesino in provincia di Caltanissetta, storicamente radicata a Genova, sono circa 10.000 persone, e queste spiegherebbero, diciamo, il boom elettorale fatto da alcuni candidati nelle elezioni del 2020. Il sistema Toti come funziona? Il sistema Totti, nell'ipotesi di questa inchiesta, che cos'era? Era una consorteria d'affari che vedeva appunto Toti al vertice come governatore, e un cerchio magico di persone, di imprenditori, in particolare questo Aldo Spinelli, molto noto anche perché è un volto noto del mondo calcistico, è stato presidente del Genoa e del Livorno Calcio, e che negli anni, diciamo, ha finanziato negli ultimi anni il partito, ha finanziato Toti, e in cambio ne avrebbe ottenuto favori in ambito portuale e per una grande operazione immobiliare a Ponente. E diciamo che una delle cose che poi è forse più impressionante è che molte operazioni che contavano in Liguria, che insomma hanno fatto un po' la differenza, operazioni importanti, si discutevano sullo yacht di un privato, sullo yacht di Aldo Spinelli. C'è una telefonata intercettata di Toti che dice: sono qua buttato sulla barca di Spinelli e dice: vedete di provvedere a risolvere una cosa che gli stava a cuore. Ma poi c'è un altro personaggio importante di questa inchiesta, è l'ex presidente dell'autorità portuale Signorini. Quali sono le accuse principali che gli vengono mosse? E allora, i favori o presunti tali a Spinelli passavano spesso dalle mani del presidente dell'autorità portuale. Paolo Emilio Signorini era un manager pubblico che era stato messo lì da Totti e ne eseguiva poi sostanzialmente la volontà. Quello che viene fuori è che Signorini veniva corrotto da Spinelli con viaggi di lusso, soggiorni di lusso in particolare a Monte Carlo, diciamo, borse griffate, massaggi, diciamo, ogni genere, molte regalie. Addirittura gli viene pagato il banchetto di nozze della figlia. E comunque ne emerge appunto come una persona che viene corrotta personalmente in questo caso, quindi con oltre 42.000 euro di questi regali e regalini, e insomma si parla di 42 soggiorni a Monte Carlo. La cosa anche qua sconvolgente è che stiamo parlando non di un manager qualunque, ma dell'uomo che ha gestito negli ultimi anni il progetto più importante del PNRR italiano, che è la nuova diga foranea di Genova, che in particolare è un progetto pubblico
che prevede un investimento da 1,5 miliardi di euro, di cui beneficiano apertamente due soggetti privati, che sono l'armatore Gianluigi Aponte e proprio Aldo Spinelli, cioè il terminalista coinvolto in questa indagine. Torniamo a Giovanni Toti, la somma che gli viene contestata di aver ricevuto è una somma tutto sommato più bassa, no, delle cifre, poco più di 70.000 euro, però Toti ha un piccolo partito che riceveva molti finanziamenti. Allora, questa indagine nasce da un'indagine più ampia, da uno screening più ampio su quella che è stata denunciata talvolta anche in solitudine dal mio giornale, dal Fatto Quotidiano e da pochi altri, come un'anomalia, cioè i partiti e i comitati che hanno sostenuto Totti, che è un piccolo partito che viaggia tra l'1 e il 2%. Per anni sono stati una delle formazioni più finanziate in Italia da privati, quindi era un campione della raccolta di fondi privati. Basti pensare che nell'anno dell'elezione di Toti, nel 2020, della rielezione di Toti, il suo comitato prende qualcosa come quasi circa mezzo milione di euro giù di lì, che è sostanzialmente una cifra talvolta al doppio di partiti anche della sua maggioranza ben più strutturati, quindi è effettivamente particolare pensare che tutti questi imprenditori finanziassero proprio quel partito lì. Andando a vedere sono bene o male tutte aziende che hanno interessi poi in Liguria, quindi finanziare un partito naturalmente un privato che fa un'erogazione liberale non è un reato. Dov'è che il confine tra qualcosa di lecito e illecito viene superato? È quando io dimostro che c'è stato un douto d'esse. E in questo caso, come dire, il problema non è tanto la cifra che ha pagato Spinelli, il fatto che 72.000 euro possono sembrare poche, il problema è che di questi soldi si parla e venivano dati tutte le volte in cui c'era in discussione delle decisioni che dipendevano dalla regione Liguria o da persone vicine a Totti che avvantaggiavano Spinelli, quindi il rinnovo di una concessione portuale trentennale per uno dei moli più ambiti di Genova, una spiaggia privata regalata, ritagliata, un pezzo di spiaggia pubblica nel ponente Ligure, che chi lo frequenta sa che, come dire, è un bene rarissimo ormai, è una spiaggia pubblica che viene trasformato in spiaggia privata, gli viene cambiata la destinazione d'uso, ad uso e consumo di questa grande operazione immobiliare da oltre 100 milioni di euro che sta facendo il figlio di Acelle Spinelli. Ligure. A Celle Ligure, quindi si parla di ex colonie, le ex colonie bergamasche che nascono, sono ex colonie, quindi erano negli anni 60 destinate a quei bambini che come dire, potevano fare delle vacanze, cioè era un ente diciamo sociale che oggi viene trasformato, insomma quest'area è al centro di una trasformazione, di una speculazione immobiliare perché si fanno di fatto delle ville per ricchi, persino Cristiano Ronaldo aveva a un certo punto sembrava dovesse comprare una villa qui ed è chiaro che se io come dire, sono un miliardario e compro una villa e ho anche la spiaggia privata, il valore cambia completamente. Quindi si parla di questo genere di cose, di questo humus. Marco, altri nomi di grandi aziende sono apparsi da questa inchiesta. Per esempio, c'è anche la questione della diga, la nuova diga foranea. Quali sono altri gruppi citati come potenzialmente interessati ad avere dei benefici dal governatore Toti? Altri gruppi interessati? Beh, se ci riferiamo ai finanziamenti, ci sono tantissimi gruppi privati che fanno finanziamenti piccoli o grandi. Ci sono, ad esempio, c'è un grande gruppo, l'indagine ha acceso un faro tra questi finanziamenti su un grande gruppo che ha interessi nei rifiuti. La diga dovrebbe costruirla WeBuild, la principale impresa di costruzioni italiana, che tra l'altro è quella principale coinvolta nel business del ponte sullo stretto di Messina, se verrà costruito.
Ecco, qual è il c'è un impatto su WeBuild in questa inchiesta? Allora, WeBuild non è coinvolta in questa inchiesta, però c'è da dire che questa inchiesta ha sicuramente un impatto su quello che è stato definito il cosiddetto modello Genova. Dopo il crollo del Ponte Morandi si ricostruisce il nuovo ponte, e lo fa WeBuild saltando sostanzialmente tutta una serie di regole previste dal codice degli appalti, e si trasmette l'idea che le regole sono i lacci, i lacciuoli, frenano, diciamo, le grandi opere. Con questa filosofia, WeBuild dovrebbe ricostruire il ponte sullo stretto, e con questa stessa filosofia c'è stato una sorta di commissariamento permanente del porto di Genova, ed è stata avviata anche questo mastodontico progetto della nuova diga foranea. Quindi il problema qual è? È che questa inchiesta dimostra che in realtà si muoveva una consorteria d'affari dietro a questo modello Genova, quindi non, di per sé non, potrebbe non avere un effetto diretto, perché sono due cose separate. Di certo c'è che ci sono degli elementi quantomeno interessanti. Uno su tutti, nelle intercettazioni, a un certo punto due degli indagati, cioè il corruttore Spinelli e il corrotto Signorini, presidente dell'autorità portuale, parlano della diga. Spinelli dice a Signorini: quando avrai finito con la diga, quando questa cosa sarà finita, noi ti daremo 300.000 euro l'anno. E un ufficio a Roma con una segretaria di rappresentanza per intrattenere rapporti con i ministeri, ed è un'offerta talmente smaccata che persino Signorini chiede: ma come fate a darmi questa cosa? E Spinelli dice: ma mica sono scemo, non te la do io direttamente, te la darà l'armatore, non specificando chi sia l'armatore, ma si parla chiaramente di un incarico futuro una volta che questa diga sarà portata a termine. Parlando del sistema Toti, viene in mente quello che erano i rapporti che intratteneva con i Benetton. Sì, allora, su, diciamo che rapporti tra Toti e il mondo delle autostrade, quando era ancora sotto la gestione Benetton, ma anche dopo, emergono soprattutto in una vicenda che effettivamente viene fuori dall'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. Cioè, a pochissimo tempo, a circa 2 mesi dal crollo del ponte, nelle intercettazioni finiscono l'allora amministratore delegato Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e di Atlantia, che parla direttamente al telefono con Totti. Al centro di queste di questi di queste interlocuzioni ci sono c'è il miraggio di un salvataggio della disastrata Banca Carige da parte di Autostrade per l'Italia, anzi da parte di Atlantia. Che interesse ha in quel momento Autostrade per l'Italia o Atlantia a intervenire in una banca? Nessuno, se non quello che viene definito da Castellucci, come dire: noi vogliamo gli annessi e i connessi, cioè noi salviamo la banca. E questo, come dire, sarebbe molto gradito al governatore della Liguria, perché è interessato, anche se non ha alcun ruolo evidentemente nella gestione di una banca, però da amministratore pubblico sarebbe contento perché qualcuno gli toglie, diciamo, gli risolve un problema del territorio. Però Castellucci non è disinteressato e vuole gli annessi e connessi, cioè che Totti intervenga sulla Lega in quel momento al governo per evitare la revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia. Poi, diciamo che è una conversazione che riveste un carattere, insomma, viene ritenuta interessante, tant'è vero che viene depositata, ma non ha di per sé risvolti penali, se non, come dire, l'interesse di far vedere come Castellucci si muovesse in modo spregiudicato per tentare di revocare le concessioni all'indomani di una tragedia Ti terribile. aspetti che ci possa essere un'estensione, che si possa parlare di una nuova Tangentopoli genovese? Beh, allora, sicuramente
l'arresto di un presidente di regione è un evento enorme ed è un evento che davvero ci riporta a molti anni fa ed è successo poche volte. C'è sicuramente un precedente che forse pochi ricorderanno adesso, l'inizio degli anni 80, il cosiddetto sistema Teardo. Allora fu arrestato l'allora presidente della regione Liguria, Teardo, che era un appartenente al Partito Socialista, e fu uno scandalo precursore di Tangentopoli. Anche in quel caso, come in questo, veniva fuori, diciamo, un'infiltrazione del voto dei clan. Di certo, come dire, di certo un evento molto impattante per la politica italiana, che viaggia di scandalo in scandalo, ma non succede tutti i giorni, ecco, di vedere una procura che ottiene gli arresti domiciliari per un governatore.